Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di The Sandman. Allora, già non mi ricordo cosa abbiamo fatto nello scorso episodio e questo credo sia un buon segno perché non mi riconoscevo più quando mi ricordavo le cose che avevamo fatto. Quindi io direi di andare avanti proprio così, da Lord. Sinceramente non mi ricordo che... Ah, ok, mi ricordo. Mi ricordo. Adesso mi sono ricordata all'improvviso. Praticamente eravamo qui e avevamo sentito dei colpi di pistola. E non so cosa sia successo. Ho paura che siamo un po' fottuti, no? Qui non c'è niente. Solamente questa è tipo l'ultima sala. Ci sono le cose del cinema, no? Quindi tipo le sale. Cioè, più che l'ultima sala, l'ultimo piano. E ho paura. L'entrata di un teatro. Ok. Sento delle persone parlare. Qualcuno è lì dentro. Posso sentire con attenzione oppure aprire leggermente la porta? Io sentirei con attenzione. Cioè, aprire la porta non mi sembra... non riesco a sentire nulla. Beh, è un teatro. Ovviamente è a prova... Cioè, è tipo... il suono non si sente da fuori, no? Se ascolto ancora... No. Devo entrare per forza, in poche parole. Dai, apri leggermente la porta allora. Che cazzo? Soldati? Con degli elmetti e delle armi? Aspetta. Lì, sul palco. Oddio, ma che ca... Regan? Ma è la bulla? Era quella che ci aveva preso per il culo all'inizio? Ascoltatemi. È ora di dare a questa signorina quello che le spetta, tipo. Ditelo di nuovo. Ehi, cosa sta succedendo qui? Beh, se non lo sai tu che stai legata sul palco, slegatemi subito. Stai zitta, signorina. Non vogliamo sentirti parlare. Mi hai capito bene? Questa signorina deve essere punita come un esempio. Mi avete capito bene, più che altro. Ascoltatemi, reclute. Come dobbiamo punire questa ragazza? Con la squadra di fuoco, in pratica. Giusto. Sembra che sappiate qualcosa. L'esecuzione avverrà tra 30 minuti. Nessuno può avvicinarsi fino ad allora. E non lasciate che nessuno entri nell'edificio. E se trovate qualcuno, riempitelo di buchi. Cazzo, qualcosa mi dice che dovremmo scappare. Dove mi nascondo? Oddio. No, io non so dove nascondermi. Se dobbiamo correre, io sono fottuta, eh. Non so dove mi... Sto provando a pensare, però non mi ricordo nulla dell'episodio precedente. Qualcuno mi aiuti? Col cazzo, mi sa che è la bulla questa, raga. Io col cazzo che l'aiuto, sinceramente. Se mi danno la scelta tipo di aiutarla a lasciarla lì, io la lascio lì, cioè, non me ne frega niente. Perché siete qui in giro? Muovetevi. Che vogliono questi? No, vabbè. Se ci vedono. Dove mi nascondo? Dove mi nascondo? Stanno venendo da questa parte e mi devo nascondere. No, cazzo, no, 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 no. Non so dove. Ma stiamo scherzando? Non so dove mi devo nascondere, cioè. Dove mi nascondi? No, ferma! Vabbè, vado di sotto. Ah, si nasconde da sola. Oddio, che bello. Oddio, che bello. Cos'era? Quelli non sono veri soldati, giusto? Dei soldati non farebbero una cosa del genere. Perché hanno catturato Regan? E perché cercano di ucciderla? Non capisco. Devo aiutarla, ma... No, che non l'aiuti, è una zoccola. È una bulla. La uccideranno se la lascio da sola. Salviamo. No, io non voglio aiutarla. Sinceramente, io non voglio aiutarla. Cioè, non so voi cosa vorreste, ma io non l'aiuterei. Cioè, che stronza.
È quella che ci ha preso per il culo all'inizio. Magari mi sbaglio, magari mi ricordo male, però mi sembra quella, eh. Vedo cosa c'è da questa parte. Ma lo sapete cosa? Ne so che questo è il dietro le quinte, quindi lì c'è Regan. Aspettate che mo salvo di nuovo. E vado a vedere se ho ragione, ma credo di sì. Mi sa che è proprio sul palco qui. Sì, infatti. Quindi dovrei andare qui da Regan? Quando è che mi vedono? Sofì? Perché sei qui? Stai zitta, ci noteranno. Slegherò le corde. Sono troppo strette. Devo trovare qualcosa per tagliarle. Tipo cosa? Salvo ancora, eh? Non mi fido. Non ho nulla nell'inventario. Oggetti, una bambola. Boh. Nel secchio? Non so, sinceramente. Se vado qua mi faccio game over. Mi si incula. Non mi sa di sì, eh. Non voglio saperlo. Non so, è tutto chiuso qui praticamente. Un computer. Oh, forse abbiamo trovato. Sì, abbiamo preso dei taglierini. Bene. Fatemi salvare ancora, eh. Salva, salva qui. Perfetto. E andiamo a aiutare questa stronza di merda. Regan, ho portato dei taglierini. Ora posso tagliare le corde. Sbrigati. Senti, se mi devo sbrigare, fatelo da sola, eh. Donna. Vuole pure che ci sbrighiamo, cioè, ma che vuole? Però che belli i disegni, mi piacciono troppo. Dannazione. Che succede a quei tipi? Dicono che vogliono uccidere una ragazza. Cosa ho fatto? Regan, perché sei qui a notte fonda? Come dovrei saperlo? Devono avermi rapita. Sono entrati dentro, oddio, come si chiama? Il centro commerciale. Ok, Regan, le cose si sono fatte strane nella città. Tutti sono addormentati e c'erano delle ombre. Ad ogni modo dobbiamo uscire di qui. C'è una mia amica fuori. Cosa? Fuggire? Non succederà mai. Stanno facendo dei controlli e ci troveranno se ci muoviamo. E allora cosa dovremmo fare, Regan? Noteranno che sei scappata e se stai ferma qui ci troveranno comunque. Stai zitta. Non mi ordinare cosa fare, Sofì. Oh, guarda sta zoccola, un po' di gratitudine. Perché non provi a fuggire te? Io aspetterò che mamma venga a salvarmi. Regan. Perché stai piangendo, Regan? Ok, questo è un flashback, sembra. Mamma e papà stanno litigando di nuovo. Papà stava urlando e mamma stava piangendo. Sono troppo spaventata per tornare a casa. Ehi, Regan. Mia madre è morta, sai? Perché è morta? È stata. Le hanno sparato. Bank robber, non so cosa significhi. Forse è qualcuno, non so, sinceramente. Scusate l'ignoranza, scrivetemelo nei commenti. Quindi non ho una mamma, ho solamente un papà. Ma non piango. Devo andare avanti senza una mamma. Se piango, papà si preoccuperà. Quindi non dovresti piangere, Regan.
Se piangi, saresti una piagnucolona. Vuoi essere una piagnucolona, Regan? No, non voglio essere una piagnucolona. Allora, gioca con me. Tua madre e tuo padre sicuramente faranno pace presto. E possiamo giocare fino ad allora. Va bene. Piagnucolona. Cosa? Ho detto che sei una piagnucolona. Ti fai forte a bullizzare le persone, ma non riesci a fare nulla da sola. Dirlo di nuovo. Piagnucolona, lo dirò ancora e ancora. Non sei cambiata per niente da quando eravamo all'asilo. Sei inutile senza la tua mamma ad aiutarti. Anche mentre bullizzi. Lo usi solamente come scusa per sfogarti quando le cose non vanno bene a casa. Stai zitta. Lo dici come se avessi bisogno di te. Prima di tutto, io e te, completamente differenti. Sei solamente gelosa. Non hai una madre e tuo padre ti abbandona. Sei gelosa perché nessuno ti salverà. Mio padre potrebbe essere orribile. Ma mia madre mi ama. È preoccupata per me anche ora. Sono sicura che verrà a cercarmi presto. E nessuno cer ti cercherà a te. Quindi non ti comparare con me. La cosa stronza, l'ha pure salvata. Ah, mi dispiace. Quindi? Vuoi semplicemente stare qui a aspettare tua madre? Finché quei soldati verranno ad ucciderti. Mi dispiace, ma non è la mia idea di un piano. Io sarò fuori dalla loro vista e correrò. E te che farai? Va bene, verrò con te. Ma come vuoi fuggire? Non lo so. Ma è buio. E sono sicura che ci sia un modo per fuggire senza essere visti. Faremo qualcosa. Ok, ci dà. Oddio no, ci ha dato un punto di salvataggio automatico. Significa che dobbiamo correre. Significa che dobbiamo correre. Appunto. Cosa? Ah no, ci hanno visto. Fermatevi. Cosa state facendo? Ci hanno visto. Game over, perfetto. Vabbè, ci hanno dato un punto di salvataggio però. Io lo sapevo, io me la sentivo comunque che finiva male qua. Vabbè, adesso siamo con questa stronza in pratica. Io non volevo stare con questa stronza. Ma vabbè. Oh cazzo, no. Ho capito che bisogna fare. Non bisogna passare nella luce. Quindi aspettiamo che si girano. Aspettate, eh. No, non posso salvare ora. Che ansia, raga. Vabbè, sono arrivata fino a qui. Non so che mi sia servito. Sapete cosa? Io concludo qui e scopro la prossima volta cosa fare. Quindi io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento se vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!